Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla 112esima puntata di Tintoria. Al mio fianco il co-conduttore Stefano Rapone e soprattutto in mezzo a noi l'ospite di questa puntata, Eleazaro Rossi. Applauso. E vai. Ciao Eleazaro, bentornato. Ciao Daniele, a Tintoria. Ciao, bentornato. Ma grazie. Benvenuto al Monk. Esatto, perché, prima volta. Perché tu l'hai fatta solo da remoto e a casa mia senza microfoni. Esatto. Un audio veramente catastrofico, però l'audio si sentiva molto male, ma perlomeno nessuno me lo ha fatto notare, no, nei commenti. Vero, zero persone mi hanno scritto 11, Daniele, 12 Daniele ammazzati. Nessuno, esatto. Nessuno ha rosicato per quell'audio. Puntata comunque 112 come il numero da fare per chiamare le guardie, per chiamare degli amici che salutiamo, che sono i nostri sponsor, angeli. Le forze dell'ordine che a Tintoria sono a casa propria e quando, quando vogliono sono, sì, sono le benvenute. Allora, cos'è successo nel frattempo? Perché la puntata che hai fatto a casa mia era 2 mesi fa. Sì. 2 mesi a essere generosi, diciamo. Esatto. E cos'è successo nel frattempo? Sono successe tante cose. C'è stato Sanremo, sì, che tu hai commentato dal vivo. Com'è andato a commentare dal vivo tutte le sere Sanremo? Perché Sanremo c'ha sta caratteristica che le puntate durano poco. È stata una rottura di cazzo straordinaria. Perfetto. Cosa che farà molto piacere a Chiara Becchimanzi, perché lo commentavo con Chiara Becchimanzi. È una cosa che ho fatto solo perché non so dire di no agli amici. Quindi se un amico mi chiede qualsiasi cosa, certo. Mi sembra un subito ottimo motivo. E con entusiasmo anche. È stato molto... Ma facevate veramente la diretta per tutta Facciamo la durata? La diretta di tutte per tutta la durata, dopo 4 ore cadeva e la riaccendavamo. Quindi tutta la durata del festival. Io ho fatto 3 serate, lei le ha fatte tutte 5. Che cuore. Madonna mia. Tra l'altro Chiara Becchimanzi, prossimo ospite in teoria, lei veramente è criminale che ancora non sia venuta. Un crimine mio, perché invito io le persone, quindi è solo ciao Chiara. No, fra l'altro mi ha fatto... No, in realtà devo dire grazie a Chiara Becchimanzi che mi ha fatto addirittura apparire su Rai 2... in un programma della mattina guardato solo da Ah sì, l'avevo vista sta una cosa. Una cosa di un cringe incredibile. Io ero collegato da remoto e non sapevo cosa dire e dicevo cazzata, cioè proprio una roba imbarazzante. E quindi hai fatto il momento più imbarazzante la famosa morning TV come comici americani. The morning show, il morning show. Cioè in che senso l'ha fatto apparire? Che... Perché con l'agenzia stampa ha fatto una rassegna stampa, quindi è uscita questa cosa che facevamo la diretta di Sanremo su tutti i giornali del mondo. Ah. È una cosa irrilevante, però è uscita e ci hanno chiamato da Rai 2 e siamo andati in diretta a Rai 2 a parlare di questo, cioè di cosa si può parlare di una diretta, eppure ma ci hanno chiamato perché prima di farla o dopo? Lunedì mattina. Cioè quindi due persone che comunque fanno una cosa su Instagram, sì, e parlano in televisione del fatto: oh, ma stasera non sai che diretta facciamo su Instagram. Esattamente. E ha portato pubblico questa cosa? Assolutamente no. Immagino il numero di follower su Instagram sono che dopo calati. Sta diretta la mattina, oddio, sono Tananai. Esatto. Ma che programma era su Rai 2? Era, non mi ricordo, è un programma che dura 1 ora dalle 10 alle 11. Un programma proprio destinato alle persone age, diciamo così. Ok. Che non sanno neanche cos'è una diretta. Probabilmente Instagram. Non sanno neanche cos'è il festival. Ok. Talmente pre-festival, esatto. Persone pre-festival di Sanremo. Ma mi puoi alzare? Te lo chiamerò il cioè, lo metto perché più vicino alla è bocca. Un po' più lontano. Forse. Sì, lo metto più vicino alla bocca. Dai. Grazie. Questo è il podcast dove le cose succedono davanti ai vostri occhi. Solo, questo solo lo, qui. E lo doppiamo dopo. Questo sì. Scambio che non lo tagliamo e, sì, e ci aggiungo io che in su avvicina questo microfono coglione. No, senti, invece ti volevo chiedere un'altra cosa, se ti va di dichiarare pubblicamente una curiosità mia, quanti anni hai, Eleazaro? Ah, okay. 39. Oh, questo è molto incoraggiante per tutti noi, perché dovete sapere che Eleazaro Rossi ha fatto un monologo per le Iene, è una Iena. Applauso alla nuova Iena Eleazaro Rossi. E potete trovare il suo monologo sul sito delle Iene e la didascalia sotto il video recita: il giovane comico Eleazaro Rossi, 39 anni e una figlia di anni? 8. Quindi a 39 anni con una figlia di 8 anni siete ancora giovani in Italia, esatto. Potete stare tranquilli per sempre, mentre invece... Dicevamo, tu sei evidentemente una persona, cioè ti tingi i capelli, dovrebbero dire il comico in piena crisi di mezza età. Chiaramente. Ma non in Italia, è l'emergente comico. Che facoltà sei iscritto? Beh, ma d'altra parte quando chi era? Laura Formenti, che è andata a Italia's Got Talent l'anno scorso
e quando hanno chiuso, lei, Laura Formenti, è tipo 10 anni che fa questa cosa, o forse di più, e c'era Frank Matano che gli ha detto no, ma tu continua così perché sicuramente riuscirai a farne un lavoro di questa cosa. Sì. Beh, credo anche, vabbè, adesso senza elencarli tutti, però De Carlo era il giovane presentatore di Data Comedy Show, che comunque anche se scava alle 40, sei giovane, cioè finché non sei fisicamente Fiorello, sei giovane per sé. E anche Fiorello anche probabilmente Fiorello sembra si giovane. Becca 2-3 giovani ogni Sanremo, ma tu sei giovane, Fiore, ma che dici? Vorremmo tutti essere come te. Ma no, giuri, vabbè, ti piacerebbe? Allora, la domanda... No, beh, dipende, se mi pagano mi piacerebbe fare qualsiasi cosa. Allora, vi piacerebbe andare a Sanremo a fare un... cioè vi dicono, oh, ci serve, guarda, la sera delle cover non viene più Siani, cioè, abbiamo chiamato 30 comici, non è venuto nessuno di quei 30, siamo arrivati a te. Vieni a fare un bel monologo di 10 minuti a Sanremo? Ci vai? Se mi pagano veramente tanto, sì. Perché quello... chiaramente dovrei fare delle cose che non sono nel mio registro comico, cioè dovrei farmelo scrivere da qualcun altro. Dovresti scrivere un monologo da capo. Che monologo porti a Sanremo? Oppure o porto quello in cui parlo delle domande di mia figlia per l'ennesima volta, che è un pezzo che odio con tutto il mio cuore ormai, oppure non c'è altro che posso portare a Sanremo, cioè non c'è. 10 minuti di fuego. Una cosa io porto una cosa transfobica. Comunque ormai si fa. Per posizionarti. No, perché ormai alla fine ci sta. E poi dici no, ma era una gag, era una gag, sì. Va bene. Non avete capito. No, non dici niente. Dici io interpreto un personaggio, il personaggio di Stefano Rapone. Il personaggio che dice quello che pensa. Esatto. Il personaggio saluto, del libero pensatore, e poi comincia a dire tutte cose transfobiche. Senti, invece, allora, parlami delle Iene, perché questo mi incuriosisce molto. Io ti avevo chiesto di venire prima delle Iene, è successo tutto, ho detto, oh, Eleazar, vuoi venire la settimana prossima? Sì, e poi ho visto che facevi le Iene, ho detto, beh, mo gli chiedo le Iene. Come si finisce a diventare una Iena e come funziona? Cioè, dicono... Premesso che stiamo parlando di una cosa che io stesso so da non più di 12 giorni. Okay, perfetto. E quindi non c'è moltissimo che possa dire, anche perché... Secondo te io dopo una puntata potrei mai raccontare episodi sulle Iene, visto che ne dovrei fare altre 15 e no, non vorrei essere mai licenziato? No, non è che voglio che mi racconti, oh, Belen mi ha gonfiato di botte perché... No, Belen, scopata. Cioè, questo lo posso dire. Questo, subito. Lo puoi dire perché... L'ho trattata male. Te l'ha imposto lei, ce l'ha nel contratto, guarda che devi scopare con Belen. Esatto. L'ha chiesto lei di metterlo... No, Belen mi ha toccato un braccio. Buono. Ho avuto un'erezione poderosa immediatamente. Buono. Io e 4 persone attorno a me. Un'erezione del braccio stesso, cioè è diventato subito rigidissimo. Non volevo. No, infatti, non volevo fare gesto, volevo fare un'erezione del braccio, però un'erezione poderosa. No, però a parte insomma, bene che ti ha toccato il braccio, che è il motivo per cui era andato là. Ti dico esattamente come è andata, che però non è particolarmente divertente, cioè non è affatto divertente. Mi ha telefonato Parenti, Davide che Parenti. Salutiamo un amico di Tintoria, ospite di Tintoria tra l'altro fra 4 puntate. Che è lo showrunner storico delle Iene, cioè quello che ha cominciato a fare le Iene, non so quanto, 20 anni fa più o meno, sì, che ci sono le Iene. Mi ha telefonato e mi ha detto, guarda, mio figlio, io stavo chiedendo a mio figlio se conosceva dei comici... giovani, e mi ha fatto il tuo nome, ho guardato un tuo video e vorrei farti scrivere qualcosa per vedere se sei adatto a fare queste cose. Ho detto va bene, ho scritto 2 pezzi e glielo ho mandati, molto contento, mi hanno fatto il contratto e sono andato a registrare, ho fatto la prova costumi lunedì. Non sono molto interessanti questi dettagli, però ho fatto la prova costume lunedì. Soprattutto la prova costume, delle Iene, che sono tutti vestiti, abiti neri con la giacca e cravatta. Però io non mi vestivo con un vestito, giacca e cravatta da 20 anni, letteralmente, sì, da quando ero testimone di Geo. Cioè, era quello è stato il limite della... E quindi hai avuto tutti i flashback. Tutti i flash, volevo che mi dessero anche una borsetta, ho cominciato a bussare alle porte. Così. Tutte le porte di Mediaset. Tutte le porte di Mediaset. Fra l'altro posto... Le persone sono gentilissime, non so se è perché sono ben pagate, però sono tutti molto gentili, tutto molto... Ma dov'era, cioè dov'è lo studio delle A Cologno Monzese. A Cologno Monzese, casa di Rapone. Esatto, proprio di fianco, è lo studio di fianco a quello di Striscia che ha il tetto fatto a circo, è molto tra bello. Tra l'altro, una curiosità, quando Frascà a Magliere Talk faceva i collegamenti con la Jalappas, era nello studio, fisicamente nello studio delle Iene. Ah sì? Sì, era proprio lì dove c'è quella cosa bianca, gigante. Esatto, sì, che lo chiamano Limbo.
Ah, è lui? Il limbo. E Fraschera lì, nel limbo. Nel limbo, e si può dire che c'è ancora. C'è ancora. Questa battuta solo, vabbè. Poi, se prendi una conchiglia a Cologno Monzese e te la porti all'orecchio, senti Frasca. Senti Frasca che fa... Avete mai notato quando sulla scatola del dentifricio? Che salutiamo, Frasca. Ciccio. Tintoria è casa tua, quando vuoi sei padrone. E quindi niente, sono andato, abbiamo fatto la registrazione il primo giorno non erano soddisfatti di come veniva fuori il pezzo, perché avevamo deciso di farlo più cadenzato, cioè lento, sì, con gli spazi per le risate, sì, perché non c'è pubblico, quest'anno forse non ci sarà non mai c'è pubblico. Ah, perché no, invece dal video sembrava ci fosse. Cioè il pubblico è composto... Il trucco più vecchio del mondo, lavoro abbastanza da sapere che ogni tanto le risate possono essere inserite digitalmente. No, fra l'altro è un bene che non ci sia il pubblico nel mio caso, perché il pubblico non riderebbe mai alla cosa che faccio io, perché il pubblico televisivo quando mai... ne sappiamo qualcosa, io ho fatto 2 giorni di battute e qui mi ricordo molto bene. No, però era. Diciamo lo dovresti fare con un ritmo diverso. Io ho visto il video, questa è là, invece quello è un rant sostanzialmente, invece col pubblico. E quindi non andava bene il primo giorno, abbiamo fatto 5-6 take, non andava bene, ma ho detto fallo velocissimo, che era la mia idea iniziale di farlo velocissimo. E l'ho fatto e abbiamo fatto 2 take, benissimo. E senti, ma perché tu fai un monologo di commento al servizio che è appena andato, esatto, in onda. Quindi loro ti mandano il servizio e dicono prova a scrivere una roba su questo, oppure ti mandano un po' di servizi e dicono vedi, no, se ti... loro mi hanno mandato la settimana precedente 2 servizi, ho scritto 2 pezzi su 2 servizi che poi non sono andati in onda, perché viene tutto deciso quasi all'ultimo momento, cioè molto... non è programmatissimo, perché non può essere programmatissimo, perché spesso fanno dei servizi che non possono uscire perché, che ne so, gli avvocati dicono no, questa parte qui non la possiamo mettere, e quindi quando è stato? Domenica sostanzialmente, o sabato, mi hanno detto scrivi un pezzo velocissimo su questa cosa qui. Mm-hmm. E ho scritto e l'abbiamo fatto. E se aspetta, come funziona? Tu registri 2 giorni prima per no, due no, giorni? No, registriamo il giorno precedente e il giorno della puntata. Ok. E quindi ho registrato martedì e mercoledì. Oh, e invece lavoro autoriale sul testo, cioè tu presenti, perché anche una delle domande che hanno fatto su Instagram, sì, è quanto si viene censurati in televisione? Ah, allora, essendo una domanda molto generale, la farei proprio in questo caso specifico. Cioè, tu mandi un test, loro ti dicono questo no, questo no, questo no, oppure tu allora, già ti autocensuri? Allora, sì, vabbè, chiaramente c'è una parte di autocensura, perché mi immagino quello che possa andare, quello che non possa andare. Poi, a livello proprio di censura, il pezzo che ho presentato mi ha detto questo va bene. Poi, mentre lo facevo, ad un certo punto dicevo questo figlio di puttana usa tutto il mio repertorio, e mi hanno detto no, allora mentre lo stavo registrando questo non lo possiamo dire, penso che fosse illegale, okay, perché ci possono denunciare, sì, ci può denunciare lui, e quindi ho detto questo signore. Ah, è vero, perché tu parli debole effettivamente di uno, giusto? Sì, esatto, giusto, quindi non li puoi dare. E poi il pezzo finiva con se applicasse questo ingegno alla scienza avremmo le macchine volanti, il teletrasporto, e avevo scritto è il marsupio che ti fa i bocchini. Fa ridere il marsupio che fa i bocchini, stupendo. E quando ho presentato il testo ho detto questo non me lo faranno mai dire, e non mi hanno detto niente, ho detto bene. E invece poi quando sono stato lì, e però alla fine dici questo, no, detto, fra l'altro non è, ha detto spesso ti racconto questo non lo possiamo dire, ho detto ah va bene, e quindi perfetto, perché e te quindi... lo tieni per te, zio, questa è una pepita d'oro, esatto, il marsupio che fa i bocchini, esatto, oltre che come battuta anche proprio come invenzione, esatto, cioè lavoraci davvero, perché E quindi cosa dico? Ma prova a fare il gesto di bocchini. E quindi devo fare questo gesto qui. Che forse è peggio di dire marsupio. Però, che però lentamente, così. Esatto. 30 secondi. ci saranno le macchine volanti, il teletrasporto. Cioè questa doveva essere la punchline. L'abbiamo provato un paio di volte. Io ero cringiatissimo per questa cosa. Non volevo assolutamente. E abbiamo chiuso le riprese quel giorno lì. Il giorno dopo faccio il primo take e dico sono un ribelle, e quindi anziché fare il gesto dico il marsupio che ti ciuccia il pisello, che senti come è molto più debole, santo cielo. E uno che non so chi cazzo fosse, sono sicuro che è il nipote di Berlusconi al 100%, uno dalla troupe, sento che va ma perché non dici il pisello che si succhia da solo? Tutti ridono. Bella, io, il pisello che succhia da solo. Non è manco la mia quella battuta. Però il pisello che succhia da solo, bellissimo. Beh, fa ridere il pisello che succhia da solo. Come fa? Stupendo. Esatto. Perché poi resti là a fare tipo, cosa? Non capisco. E poi prova.
perché pensi che lo pieghi, però poi lo pieghi sulla base, quindi è una di quelle cose che tipo se lo senti, cioè se un bambino di 10 anni ha sentito il tuo monologo ci prova per 7 anni adesso. Passa la vita a fare questa è la volta buona che devi cominciare moscio e fai adesso che è piegato a tarallo erezione. Ah! Ah! Secondo me cambierai la vita in meglio e anche in peggio a molti spettatori medi. Ma chi è che l'ha detta questa cosa? Non lo so chi fosse, cioè non, perché non li conosco ancora. Non li conosco praticamente nessuno. Era un signore, un ragazzo, un tecnico. Perché non dice così? Non era neanche un autore. Pensate, era Berlusconi. Questa, poi se ne va. Tra l'altro glielo potremo chiedere perché viene a Tintoria ad aprile, certo. Se non sbaglio. Dovrebbe venire col cane. Senti, allora, a Cologno Monzese, dove hai mangiato? Alla mensa di Cologno. Avevamo i cestini. Si mangia bene? Sì. Cioè, buoni cestini? Sì. Menù? Allora, la sera avevo un piatto di pasta al pomodoro con... però non pastaccia al pomodoro, una buona pasta al pomodoro. Una buona pasta al pomodoro. Un arrosto e delle... Perché mi stai chiedendo questa cosa? Perché sto arrivando, poi c'ho una domanda. E delle patate al forno. Delle patate al forno. E una Coca-Cola. E una Coca-Cola. E una pagnottella di pane. E una pagnottella. E dei tovaglioli, basta. E dei tovaglioli. E delle posate di plastica. E delle posate di plastica. La mensa di Mediaset era buona. Era buona? Sì. Beh, adesso non voglio scomodare nessuno nei palazzi. Meglio di quella della Rai, occhio che qua viene giù tutto, eh? Sì. Sì, ecco fatto. Ma hai detto sta cosa, a Sanremo ci vai. No, mi pare di sì. Non sono ancora stato in mensa, ho visto che c'è un piccolo market che ti affetta. Ma c'è tu, c'è tipo la farmacia, c'è la palestra. Sì, sì. C'è tutto. Cioè, ci potresti vivere serenamente a Mediaset. Sì. Ma è molto carino. No, comunque... Volevo chiederti i tuoi gusti gastronomici perché Stefano ultimamente è in un periodo di delirio e parla tutto il tempo di Domino's Pizza. Ok, sono a favore di Domino's Pizza. Sei a favore di Domino's Pizza? Assolutamente sì. Ma sei a favore di Domino's Pizza come momento chimico o come momento pizza? Perché io non credo che sia, cioè, secondo me non sta all'interno del genere pizza, però è un alimento ed è buono. Cioè non la considero una pizza quella di Domino's Pizza, dici, però è buona. Ho voglia di junk food ho voglia di Domino's junk food, cazzo. Che tra l'altro qua a Roma ha aperto dentro i benzinai, cioè sono non so perché, ma stanno colonizzando ex cose dei benzinai, hanno trovato questa nicchia di mercato. E allora la domanda a cui volevo arrivare è, e questo ci ho pensato oggi perché dice molto dell'essere umano, fast food preferito? Double cheeseburger senza cetrioli, McDonald's double cheeseburger senza cetrioli. Senza cetrioli? Senza cetrioli e senza nient'altro. Cioè io prendo, generalmente vado a McDonald's e prendo due double cheeseburger senza cetrioli, niente da bere, nient'altro da mangiare. Niente patatine, se nient'altro, zero Coca-Cola piangendo. E poi c'hai cioè l'arsura nella gola e te ne vai. Ma in realtà, non è affatto un panino asciutto, è un panino molto umido. Molto umido, ma senza cetrioli perde un po' di umidità. Senti Daniele, a me piace senza cetrioli, che cazzo vogliamo fare? No, per carità, perché io sono grande fan del double cheeseburger. Sì, un grande fan dei cetrioli anche. Molto bella questa battuta. Questa alle Iene te la fanno tenere. Ti dicono forse Lazzaro, forse non la capisce nessuno perché è altina. Però il riferimento ai cetrioli, dai, ci vogliamo ringiovanire. Ti buona, fanno ridere le cose semplici. Buona questa Lazzaro, il cetriolo che si mangia da solo. No, sono grande fan del double cheeseburger di McDonald's con i cetrioli che di solito prendo però come contorno di un Big Mac menu. Ma fra l'altro io lo chiedo senza cetrioli perché oltre al fatto che non mi piacciono i cetrioli a fette perché sono sicuro che me lo fanno sul momento e quindi è freschissimo il panino. Beh, potrebbero anche averne uno vecchio e togliere i cetrioli. Sì, cioè. Ma se è vecchio la carne è più asciutta. Ah, ok. È freddo. Invece quello è fatto sul momento. Cioè sai che il panino è appena stato fatto. Pazzesco. Però ragazzi, rinunci al sapore dei cetrioli. Che però a te piace solo intero, nodoso e grande. Quanto mi fa ridere sta cosa. E quindi vabbè, quindi McDonald's diciamo. McDonald's, se tu dici oggi mi voglio trattare male vado al McDonald's. O KFC. Oh, capito però, KFC, però KFC dopo. Tutte le volte dici adesso provo il KFC e poi il pollo è sempre fracico. Sto pollo di KFC è fracico, cioè in che senso? Non capisco il romano, che sì, cos'è fracico? È tutto, cioè la crosta fritta che si fa sopra, non è croccante, grazie, bravissimo. Umidiccio. Allora, è umidiccio, due... non è bello. Aspetta, secco, asciutto.
due tipi di fritti da KFC. Sì. C'è quello classico, che è come dici te, secondo me. Sì. Però quello moderno, invece, mi sembra che sia croccantino. Moderno? Cioè, quello... Allora, cioè si chiama proprio non fritto, credo che si chiami fritto moderno, moderno. Non si chiama fritto moderno. L'altro si chiama classic. Sì. Quindi li distingui così. Il classic è come dici te, perché la panatura è molto più sottile ed è fracico. Sì, bravissimo. Ottimo uso. Quell'altro no, secondo me. Mm. Poi magari sei cascato male oppure sono cascato particolarmente bene io. Ma perché ci sono andato recentemente, perché quando stai in tour poi alla fine dici mangerò bene e poi sicuro mangerai male, e soprattutto ti fai tutte le stazioni, e nelle stazioni KFC si è posizionato molto forte nelle stazioni d'Italia. Tipo, se andate alla stazione di Bologna, McDonald's 9, KFC Yavol, quindi ve lo dico, che voi scendete dicendo ma adesso mi tratto bene con un bel Big Mac, non credo proprio. C'è un Burger King, c'è un Burger King oppure un KFC a Bologna? No. A Bologna, sì. No, no. Stazione di Bologna, sì, sì, sono sicuro. Ma quando? Uscendo, allora, KFC è uscendo sulla a destra e uscendo sulla sinistra Burger Ah, c'hai King. Ragione, è vero, sì, è, vero, sì, è, vero, sì. È vero, è vero, è vero, è vero. Sì, sì, no, certo, questo sono abbastanza su quali fast food sono nei posti dove si gira per fare stand-up, quello sono ferratissimo. Anche se poi non ci vado, però dico, io so che sei là e me lo devo segnare. Quindi KFC ci sono andato recentemente e sono sempre rimasto scottato. Che dici, beh, sono a Bari, forse potevo mangiarmi qualcosa di meglio di questo pollo fracico di merda. E effettivamente era così. Stefano, tu che mi parli di Domino's. Togliamo sì. Domino's, anzi, compreso Domino's, tu dove vai quando? Perché io non Beh, lo Domino's so. È una cosa recente, però. Sì. È una cosa che poi non si può mangiare troppo spesso, secondo me. Cioè, sì. Dopo i 30 anni, sto a posto per 6 mesi. Pensa nel tuo caso dopo i 50. Infatti. Tipo i senso, no? I fagioli, lo mangi, stai a posto per 10 giorni senza mangiare niente. Hai appena paragonato Domino's ai Senzu. Sì. Ma ti paga Domino's, se non me l'hai detto? Magari. Perché? Io infatti l'ho pure fatto una storia, l'ho taggata sperando che sperando così di essere l'unico in Italia che parla della pizza che non è italiana, sì, ed essere esatto tu il volto di Domino's Pizza. Esatto, io invece non mi è arrivato niente. Poi tra l'altro c'era questa promozione che se tu prendi una pizza Domino's ne vuoi chiedere un'altra in omaggio uguale. Cioè, no, non aspetta, so. Questo sempre? Sì, cioè, quindi ordinato... tu compri una pizza e te ne mandano due, pensa a queste pizze, sì, che sto fatte. Cioè, io ho preso due pizze diverse, che sapendo però ho sono detto prendiamone tre, così una me la magno. No, così una, cioè, ce l'ho lì, capito? E domani me la mangio. Quindi te hai detto ne prendo tre, così domani mattina mi tratto bene a colazione. Capito? Una bella pizza di Domino's fritta. È rimasta lì per 3 giorni e io però comunque andavo là che faceva schifo, ormai era tipo verde, però la prende, anzi era uguale, però era freddissima. Era tipo il panino dei Simpson, sì, gigante. Poi tipo anche dopo una settimana stava lì una fettina, me la mangiavo. Perché non va mai a male, visto che è fatta, no, di petrolio. Cioè, comunque era lo stesso sapore quasi, a parte che era fredda. A te non piace? Allora, io la pizza di Domino's la collego all'Erasmus, cioè per me è un cibo da gallese ubriaco che alle 2 di notte fa oh, we should order Domino's, mate, e tu fai tipo non capisco come parli. E poi ordina Domino's e ti dice ah, è la pizza, e poi ti chiedono quando se c'è una pizza e tu sei italiano all'estero, poi tutti fanno allora com'è la pizza, the real pizza, ti attaccano un missile sulla pizza che è più buona, e tu dici ah sì è buona in Italia, e quindi mi fa schifo anche proprio mentalmente. Chiaro. È così. Quindi questo ogni tanto va presa, se no io sì, il McDonald's ti direi, però solo Crispy McBacon prendo io. Che non, salutiamo, non prendo prossimo altro. Ospite di Intoria. Sì. Tra l'altro, il signor dedicato a Crispy, il politico. Sì, esatto. Crispy con la I senza I. Sì, sì. E non ho mai mangiato nient'altro, tipo il filetto fish non l'ho mai mangiato. Ma il filetto so fish in realtà è molto buono. Il filetto fish è buono. Sì. Pesce. Io quando fui bambino, quando andavo al McDonald's ordinavo solo il filetto fish, perché ancora non avevo un palato sofisticato per apprezzare tutti gli altri sapori. Neanche ero arrivato ancora al McChicken, che comunque è proprio il comfort food, cioè tipo il gin tonic, il McChicken, è proprio per tutti, cioè dai bambini e agli anziani. Gin però tonic, il McChicken adesso ha perso un po' di... Sì, 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 un po' di clout. Sai perché? Perché ci sono i chicken hut, questi halal, no? Questi dei musulmani, sì, no? Che sono tutti a base di pollo. E quindi? E quindi se devo pigliare un panino al pollo vado da loro, che sono gli specialisti del pollo. Ma perché fanno anche il pollo fritto?
Sì, sì, fanno il pollo. Tutto col, se c'è pollo lo uccidono. Questo perché voi siete nella capitale, cioè io abito nella provincia dell'impero, non ce li abbiamo, non abbiamo i musulmani. Non avete musulmani. Ce li abbiamo, in Romagna non ci sono musulmani, sono tutti in Emilia, c'è cioè una questione... una questione territoriale. No, però sembra invece da Domino's, questo ti volevo chiedere, si può fare la cosa che puoi farti fare la pizza come vuoi? Mi sa di sì. Cioè che dici, ah, mi fai la mozzarella a forma di cupolone, ho scritto tanti auguri Rapone. Che non cazzo? Lo so, però puoi scegliere gli ingredienti, quello. Vabbè, sì. Questo in qualsiasi pizzeria puoi scegliere gli ingredienti. Cioè ci sono delle pizzerie in cui non puoi scegliere gli ingredienti? Beh, in teoria in pizzeria dove lei dice voglio questa e te la fanno, invece là c'è proprio la possibilità, aggiungi questo, aggiungi quest'altro. Però questo effettivamente anche in pizzeria, cioè, ha ragione lui, se dici vorrei le olive... Ma... però cioè, ti senti sempre in colpa quando vuoi fare questa cosa. Questo forse tu, perché hai ricevuto un'educazione cattolica. Che mi ci metti, che ne so, questa cosa al posto di questa? Io, sì, però è come se sta a fare un favore quello, capito? Non è vero! No. Lo strapagare, lo percepisci solo, questa vergogna la percepisci solo io tu. Ho sempre visto, cioè non è che c'è la pizza fai da te, cioè non è come vuoi tu, non c'è. No, però più o meno sì, perché tu parti da una base e poi dici, beh, mi metti questo, togli questo e poi... Ma Domino's, una cosa puoi chiedere, no? O due cose, massimo, non è che puoi chiedere, mi fai una pizza... No, certo, non è che dici, allora mi ci metti l'ananas, il mais, il wurstel... non c'è questa libertà in Italia, invece in America... In America, il paese della famosa freedom, puoi fare la pizza. Domino's è come McDonald's, cioè tu scegli dal pannello... Grafico. Ma io l'ho sempre fatto da casa, non sono mai andato. Non è mai andato nei benzinai. Perché a McDonald's c'è questa cosa qui adesso, no? Sì. Che scegli tutto lì. Io ho lavorato da McDonald's quando avevo 18 anni. Oh shit, forse attenzione. Ne avevo parlato nella puntata... Dei soldi che ho rubato? No, parliamone subito, ti prego. Parliamo immediatamente di questa cosa. Tanto, penso che sia caduto in prescrizione, quindi posso parlare. Io mi rubavo un secondo stipendio. Perché proprio paro paro? Secco, perché quando mi mettevano alla cassa... I menù costavano 10.000 lire perché c'era ancora c'era in quel momento che c'era il passaggio. Il giovane comico Eleazaro lavorava da McDonald's con le lire ed è un giovane comico. E i menù costavano 10.000 lire, cioè tipo 9,90. Sì. Okay? Quindi io alla fine del turno, che durava 4 ore o 6 ore, non mi ricordo, la cassa era collegata al computer del manager e io dovevo contare la cassa e i soldi dovevano tornare con quelli che lui aveva sul computer. Io non battevo gli scontrini di alcuni menù, sì. Avevo 4-5 menù, e quindi sapevo che io alla fine della giornata avevo 50.000 lire, 60.000 lire, che quando andavo a contare la cassa, ritiravo. Sono molto orgoglioso di aver fatto questa cosa. Che cazzo me ne frega? No, ma rubare soldi al McDonald's, non è che rubavo a una vecchia. Questo è un tema che mi sta molto a cuore, adesso lo affronteremo. Cioè lo rifarei, se potessi lo rifarei subito. Ma certo, rubare ai ricchi, ma dovrebbe essere... Per dare a me, sostanzialmente. Per dare a te, che comunque eri un ragazzo esatto. Che all'epoca avevi 32 anni. Un giovane, quindi... effettivamente. Se no... No, hai fatto bene. E poi, grazie. Allora, questa cosa di rubare ti è rimasta? No, io ho rubato a due persone, McDonald's, cioè sì? il signor McDonald's. E rubavo a mia nonna, che fra l'altro mia nonna è una persona generosissima che mi dava un sacco. Potete abbassare un po' la voce? Grazie. Scusate, poi dall'altro, scusate. Grazie. E rubavo i soldi. Stavamo qua a rubare alla nonna, cioè ho appena detto rubare a McDonald's, sì, hai fatto bene, e poi a mia nonna. E a mia nonna, però da bambino, non da ragazzo. Sì, vabbè, quello da bambino ho rubato un sacco di soldi, una che l'altra donna generosissima che mi riempiva di quattrini. E tu dicevi... Però io sapevo dove li teneva, ovvero nel frigorifero, e io andavo... Forse pensavi a rubare i soldi, invece erano foglie di lattuga, sì. Ecco qua. I verdoni. Esatto. E quindi solo a queste due entità. Scusa, solo a queste due entità. Un frigorifero dove? Aspetta, fammi pensare, sì. Una volta ho rubato una felpa in un supermercato. In un supermercato? Cioè tu rubavi i soldi dal frigorifero e le felpe dai supermercati? Una volta. Ma che vita fate a Forlì? Che persone siete? Avevo 20 anni. Ma aspetta, in frigorifero dove? Cioè tu aprivi e ci trovi i soldi? Era tipo, c'era un barattolo e dentro il barattolo c'era un, non so come chiamano, il simbolo del dollaro. Un ravucchio, cioè un... avvolto nella carta stagnola e c'era il rosto di monete. Di lire. Il rosto, si dice rosto qui. Sì, rosto, non l'ho mai sentito dire, ma mi fido sul rotolo di monete. Bravissimo. Di rotolo di banconote, che lo teneva lì probabilmente proprio per salvaguardarsi dai ladri. Se mai fosse non sapeva che la serpe non sapeva era in sino. Il ladro era già lì. Era già in casa.
E lì quanto hai fatto a questa povera signora? Non so, io rubavo le 5.000 lire, cioè, non ero... Vabbè, dai. Anche perché non volevo che mi scoprisse. 5.000 lire che di solito è proprio la cifra con cui andavi a cambiarle in monete e ti sderenavi in sala giochi. Esattamente. Sì. E ti ha scoperto. E poi mi ha scoperto e mi ha fatto sentire molto in colpa perché non mi ha sgridato. Ma si mi ha detto, per favore, non farlo più, ti do già tanti soldi. E tu effettivamente, va bene, nonna, hai ragione. Come gli devo dire? Come ti ha scoperto? Mi ha scoperto perché lei sapeva quanti soldi c'erano, quindi ha lasciato correre un pochettino questa cosa e poi ma, cioè, come nessun come... altro poteva essere, quindi... ma come te, lo, cioè, come te l'ha detto? Ho detto, so che sei andata a prendere i soldi nel frigorifero, per favore non farlo più perché ti do già tanti soldi, va bene. Questa conversazione è avvenuta 3 mesi fa. Eleazaro, so che sei un giovane comico che ha bisogno di soldi, però... Però ora lavori alle Iene, per favore lascia stare il frigo... che da quando sei bambino adesso ne hai preso tipo 30.000 euro, 5.000 lire alla volta, una fonte infinita di denaro. E scusa, la felpa al supermercato l'hai rubata, che te la sei messa e sei uscito? Sì, ho fatto così, fra l'altro ero con un mio amico che faceva... Era l'84... No, era tipo il 2002, sì. Quindi 20 anni fa letteralmente. Questo episodio qui. E ero con un mio amico che doveva fare un'inaugurazione di sto centro commerciale. Lui faceva l'artista, faceva tipo il giocoliere. Mm-hmm. Io l'ho accompagnato, quindi mi sono rotto il cazzo per 6 ore. A un certo punto sono entrato in un negozio, mi sono messo una felpa al camerino e me ne sono uscito per il piacere del brivido, non perché... Certo, ci sta. Un grande brivido. No, però è vero, è bello rubare. Effettivamente sì, cioè... È bello rubare per quello. Io adesso ho un po' smesso, però... No, non è, cioè non è male rubare ai ricchi, no, cioè tipo, no. Autogrill si può rubare. Oh, ma non è che si può rubare, si deve rubare, sì. Perché ti invitano, adesso che me lo chiedi, ho scoperto questa cosa qui. Tu all'autogrill puoi non pagare mai. Sì, basta che entri e poi esci. Esatto. Sì, è molto facile. Com'è possibile Oppure che non si siano accorti di questo puoi dettaglio? Puoi anche entrare e consumare. Esatto. Cioè prendi la Coca-Cola, te la bevi e te ne vai. E... questo non è educativo per nessuno, però pazienza. Non fatelo sempre, ve lo dico, perché sennò poi ci sgamano, faranno qualcosa. Però ogni tanto i Kinder cioccolato, se devi fare una trasferta, la mini beretta, che fai, li paghi in autogrill? No, è un segnale. Poi, ma non suona l'affare. No, non suona niente, sono cose di plastica, quindi. Ah, sì? Sì. Io ho sempre paura. No, prima o poi suonerà. Ecco, la cosa brutta è che superata una certa età, quando ti beccano a rubare, non è bello. Perché quando sei ancora adolescente pensano, un ribelle, adesso ti guardano e fanno, signore, lei non è più un giovane comico, lei è un vecchio ladro. Lei è una iena adesso. Lei è un vecchio ladro pelato, e tu, effettivamente. Poi c'hai capito che ti trovano a rubare una lattina di Coca-Cola e sa la mini beretta e dicono, ma così stai, così sto. Guarda, tu sei un ladro famoso, tipo sei Lupin, sì, e rubi. Comunque sono quasi contenti, secondo me, se rubi in autogrill. Sì. E poi fanno vedere l'immagine di sorveglianza. Guarda Lupin. Cioè, c'è sta una cosa che... Si è preso il tramezzino. Capito? Cioè, se scavalli a un certo punto e fai quella cosa, comunque quasi va bene. Cioè, lo sai che è così, e quindi gliela fai passare. Dici, se uno è proprio un ladro... Se sei un ladro... Perché chi... Aspetta, però scusa, facciamo un passo indietro. Chi sono i ladri famosi? Adesso, cioè chi è? Se io ti dico un ladro famoso, non ci stanno più i ladri. Non ci stanno più. Ma poi se politici, ovviamente. Oh! Madama Satira è tra noi, incarnata da questa iena. Vabbè. Fanno questo. Anche perché posso dire, se sei un ladro famoso, sei un ladro scarso, perché non dovresti essere famoso come ladro. Se hai rubato cose importanti. Che no, però secondo me tu... Cioè Lupin, noi lo sappiamo, cioè, no, lo sanno tutti che è Lupin. Però non Lupin è un personaggio vero, è un personaggio storico Lupin, non credo. Forse Robin Hood, ma neanche lui è storico. No, Robin Hood è un'altra cosa ancora. Sì. No, però capito, cioè se però tu immagini Robin Hood, se dicono è arrivato Robin Hood e mi ha rubato una gomma. E tu dici Però di tutti quelli che ci sta, nel senso non è che dici lo denuncio, no vabbè. Io, non sai che mi ha rubato una gomma. Ce lo fa. Che non indovinerai mai che mi ha rubato una gomma. E chi è? Esatto, cioè, c'ha una taglia, ti dico solo, c'ha una taglia di 500.000 dobloni d'oro, no cosa c'era in Inghilterra?
Non credo i doblò, no. Almeno non adesso. Allora, forse su di lui c'era una taglia internazionale in dobloni d'oro. Tu sei Rubi, no? Non più, rubasti. Forse già te l'avevo chiesto, non mi ricordo forse più. Forse sì, forse fumetti, qualche fumetto. Qualche fumetto. Ah sì, te l'avevo chiesto, sì, mamma sì, mia. Sì. Boring. Oh, invece Eleazar... No, scusa. Non sono eroe. No, rubato, un altro, ho rubato un portachiavi di Lupin. Comunque... Cioè... Vorresti parlare di Lupin? No, ho rubato un portachiavi di... Lupin. Hai detto chi se non lui. E poi andando ta 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 ta, 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 ta. Tra l'altro Zenigata personaggio migliore, cioè antagonista migliore della storia dei cartoni animati, perché anche non vero è proprio antagonista. Sì, sì, dipende dalle serie. In alcune è cattivo? In alcune è figo, in altre è un po' una macchietta. Tra l'altro c'è una bellissima puntata di Lupin in cui, la vuoi raccontare tu cosa succede a Zenigata? Forse l'abbiamo già detta questa cosa. E ridiciamola, tanto sono 112 puntate e stiamo solo riciclando materiale delle prime 30. Vai, raccontalo tu. Si fa l'amore con Fujiko. Sì, ah, sì, io non volevo dire quello. Ah no, che cosa? Io volevo dire che a un certo punto viene posseduto dallo spirito di Mussolini. Ok, ok, anche quello. Ma che cazzo dici? Sì, 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 c'è una puntata dove... Cioè, su YouTube, Zenigata posseduto da Mussolini, c'è lui che fa... Ah, cioè, sta tipo in una grotta e viene posseduto dallo spirito del duce, si alza in piedi e fa ai suoi ordini Mussolini e comincia a marciare, fa mega ridere, ti giuro. Era quell'epoca in cui si poteva essere... Si poteva fare apologia in no, Giappone. E poi comunque i giapponesi ti pare che no, cioè, ecco, non i giapponesi c'era... forse ridono del duce più di noi. Sì, sì, ma c'era poi quella, c'era una puntata, forse non so se era sempre quella in cui c'era sta foto di Hitler, a un certo punto c'era il tesoro di Hitler, non mi ricordo che era, e finiva la puntata con sta foto che così fluttuava nel vento, andava sulla telecamera, c'era Hitler che faceva l'occhiolino. Come l'occhiolino fosse, del Führer. Come se fosse un personaggio simpatico. L'occhiolino del Führer era un, cioè per la fine era un personaggio noto. Sì, sì, però ci sta. Perché questo succede anche nella realtà, perché mi sa che nella tua regione allargata, l'Emilia Romagna, credo ci sia una piazza Stalin da qualche parte in Italia. No, diverse. Diverse. Diverse, c'è tutta via. Sì, sì, assolutamente. Ci sta. Comunque sia che fa l'occhiolino anche lui. A proposito, io, tu adesso quando sei venuto le altre volte non ti ho fatto questa domanda storica di questo podcast che ti faccio adesso. Non credo di avertela fatta almeno. Dragon Ball? No. Ma quella mai fatta? Dragon Ball te l'ho fatta. Sì. E invece adesso sono qua per chiederti qual è il tuo dittatore estero. L'hai fatta l'ultima volta. Tu merda! Quello del Belgio che ammazzava quello i del neri, Belgio, esatto. Ma certo, era 5 settimane fa, me lo potevo ricordare. Era pure una bella risposta. Re Leopoldo II. Il tuo dittatore italiano. Il tuo dittatore italiano preferito. Oh, lasciami pensare un attimo. Renzi. Oh. E queste sono le Iene. Non hanno paura. Non hanno paura di dire niente. L'obiettivo di questa cosa è farti cacciare dalle Iene. Immediatamente, esatto. Immediatamente, così l'impero di Max Angioni. Esatto, esplode. Sarà, minchia, sarà... sta facendo tutto Max. Porca. Sta facendo tutto. Adesso cosa. L'obiettivo, invece, lo invitiamo a Tintoria, lo facciamo ubriacare e deve dire in puntata chi ha vinto LOL 2. così fanno 300.000 euro di multa e eliminiamo un concorrente. No, tra l'altro sta esplodendo il poverino perché non può parlare con nessuno. Eh sì, e tutti cosa. Gli fanno, oh, ma chi? Allora, non posso. Esatto. E non lo può dire perché ha vinto, Max, noi lo sappiamo. Allora, ma questo secondo me è interessante, però, secondo voi chi ha vinto LOL 2? No. Beh, in effetti Guzzanti è abbastanza Guzzanti. Credibile come... Dici? Secondo me lui è crollato. Più pure Maccio crolla, Maccio ride. Maccio ride. È perché devi pensare a chi non ride. Guzzanti troppo facile. E neanche io mi ricordo chi sono. A me, sai, secondo me chi ha fatto ridere più di tutti? Forest. Forest fa ride. Forest fa più ridere di tutti. Forest ride, però secondo me Forest è un professionista. Cioè Forest ha fatto la miniera, cioè quando lui faceva i locali di cabaret gli tiravano i bicchieri di vetro in testa. Lui doveva trasformarle in battute, cioè nel senso è anche abituato a soffrire. Invece Guzzanti è abituato che lui fa una battuta e tutta Italia fa sei Dio, sì, insegnaci a vivere, ti prego, sposati mia figlia. Da quando è vivo, giustamente, però sono due percorsi diversi, locale di cabaret della Milano
da bere. Non so in realtà se Forrest ha avuto questo background, però a spacciare cocaina nel backstage, a doversi difendere dalle coltellate degli altri comici. No, però facciamo, cioè, chi ci va all'oltre a questo punto? A parte Leazzaro, dici? A parte Leazzaro. Che non lo può dire? No, no, non lo posso dire, ma non c'è nulla. Ma io non lo... Che figura farei io all'oltre, onestamente? Io non sono un improvvisatore, mai. Questo è interessante, effettivamente, perché tu sei un monologhista. Uno, due, rido tantissimo per qualsiasi cosa. Questo è un bel punto debole. Capito. Però tu io rido veramente tanto. Allora, adesso vogliamo dire una cosa scomoda. Che... Non lo dire una terza volta, rido di nuovo, quindi... Vogliamo dire una cosa scomoda, basta che tu sia uno dei personaggi che vuole essere fatto andare avanti e le tue risate le... Ah, perché tu dici che succede questa cosa in televisione, cioè non è tutto vero quello che vediamo. No, però diciamo che, cioè, l'abbiamo visto pure all'All 1. Questo no? Dici tu, io no, non so niente. Sì, no, questo perché tanto Rapone fa l'All 3, lui fa l'All 4. Rapone non riderebbe LOL mai, Rapone riderebbe all'All, io non credo. Rapone, ma io, guarda, sì, il fatto che Stefano non sia in LOL 2 è la mia più grande sconfitta personale. Cioè, perfetto, non ride mai, fa ridere spesso... Fa alle battute secche che quelli non se l'aspettano. Perfetto, infatti io stavo là a fare tipo innamora, Rapone fa l'All 2, ho svoltato, ho comprato casa, ho fatto un mutuo dicendo tanto Rapone fa l'All 2, io di luce riflessa, Ale, dopo, alla banca gli ho detto guardi comunque mo, io sono partita IVA ma Rapone fa l'All 2, quindi se Rapone fa l'All 2 quanti soldi le servono? Dica invece Rapone cifra. Non fa l'All 2, è incredibile che tu non faccia l'All, veramente lo trovo... Ormai lo trovo scandaloso. Troppo tardi. Sì. Però lo faresti, sì. No, sì, LOL 2 sì. Lo faresti. Se inventassero il viaggio nel tempo. Certo. La prima... Se potessi viaggiare nel tempo, tornare indietro e farei LOL 2. Mi travestirei da Max Angioni e farei finta di essere lui. Di essere Max. Metterei i capelli suoi e farei le cose che fa lui. Che sono? Che sono? A voi questo non ci avete mai pensato? Di tornare indietro nel tempo, ammazzare lui CK e rubargli... di sana pianta, ok, io ho rubato un pochettino a Louis CK senza viaggiare nel tempo, però scegli un altro comico e rubargli di nuovo, rifare tutto, potevo farla più furba questa, comunque vabbè, però di ammazzare, che ne so, Doug Stanhope e rubargli un monologo, questa è una delle però, mie fantasticazioni. Stanhope notturne. È un altro esempio sbagliato, perché i monologhi di Stanhope se li fa un altro non fanno ridere. Allora pensa a vivere col senso di colpa di aver ucciso una persona, tu sei sul palco, sì. Dici le sue cose e poi ti mette a piangere, tipo. Ma perché piangi? E ti dice perché ho ucciso Louis CK. Ma chi è? Chi è? Okay. Che è un molestatore. Chi sarebbe stato? È un molestatore, sono un eroe. E allora puoi farlo per quello. Tra l'altro, altra domanda che hanno fatto su Instagram, te lo vai a vedere? Sì, certo, già comprato i biglietti. Vai a Milano? Mm-hmm. Vabbè, noi andiamo a Roma. E che posto hai trovato? Prima fila corridoio. Ah. Ho avuto una botta di culo. L'hai presi subito? Sì, allora l'ho presi subito e come sono entrato alle 10 erano già sparite completamente le prime file, quindi ho preso una settima, ottava fila con la morte nel cuore. Ho problemi con la carta di credito, quindi faccio 5-6 volte la transazione, non mi va mai in porto. Mi scade il biglietto temporaneo, no, morto dentro, perché vabbè, allora lo prenderò nel loggione, riapro tutte le prime file disponibili. Pippi! Stranissimo. Ma no, guarda, una roba che non ci credevo. Non ci credevo. Quindi pensa a tutti quelli delle prime file che l'avevano comprati, adesso si trovano che non vedono Louis CK e si trovano Eleazzaro. Oddio, speriamo che ti dica qualcosa. Ma speriamo di no, perché io non... perché non capisci l'inglese. What? Excuse me? No, perché comunque sia, voi avete una certa somiglianza nello stile. Ma non più. Ah, nello stile sul palco, dici? Ma anche nello stile, cioè, comunque sia, la barba rossa. La barba rossa, no, fine! No, la calvizie sopra. Lui non vede i capelli lunghi dietro, vede solo questa parte qua. Qua, niente, la barba rossa, dice, vabbè. Già in prima fila a Milano, fra l'altro, con te, lui. Sì, e non ti ha detto niente. E quello era il suo momento. Esatto. Era quello il suo momento, l'ha perso. Se ti dice qualcosa, fai no, lui. The train has left the station. Forse has left non è il tempo verbale corretto. Left the station. Tra l'altro, Louis CK non ospite di Tintoria, perché ci ho provato e hanno fatto. Ho scritto. Davvero? Ho scritto a quelli di showbiz, gli ho scritto una mail dicendo:
sono Daniele Tinti, c'è un podcast, si chiama Tintori, e loro hanno detto: guarda, lui c'ha nel contratto che non vuole parlare con nessuno, non vuole fare però cose stampa. Però se vuoi ti mandiamo Anna Gatsby. No, no. Ho detto no, guarda, Anna Gatsby. Ve la tenete. No, hanno detto non, lui sì che c'ha proprio nel contratto che non vuole fare interviste, cose stampa, e hanno detto non so se hai saputo del, cioè nella mail c'era scritto dopo la situazione che ha avuto. No, so bene tu la situazione. No. Quale situazione? Quale, me la potete descrivere via mail cortesemente? Però questo lo ripeto, una cosa che ho imparato è che di solito quando qualcuno mi dice che non fa i podcast vuol dire che entro un mese fa Kashmir, quindi probabilmente lui sì che è il prossimo ospite di Kashmir Podcast, e così può stare seduto a sentir parlare dei licei di Roma e di Milano. Un applauso spontaneo. Vabbè, dai, un dissing. Ho rosicato che li hanno invitati all'Osteria Francescana a Magnà in cambio dei due stories, quindi sto rosicando. Io sto qua a parlare di Domino's con Rapone. Infatti a noi manco c'è, manco una pizza de merda. A noi veramente manco ce lavano i vestiti in una tintoria. Infatti Alice Pizza, ma che c'è? Guardateci. Dateci un supplì, una cosa, una crocchetta. I resti di ieri, invece di darli a Tucutucu, li mandi a Tintoria. Noi se mangiamo tutto, Rapone se mangia Domino's tre capito, giorni dopo. Capito, cioè, che altro possiamo chiedere? Cicanat, appunto, i musulmani. Cioè, facciamo pure una preghiera verso la Mecca. Ma che stai scherzando? Che ne so, una cosa così. No. Ma stai scherzando? Tra l'altro, forse non abbiamo mai avuto ospiti musulmani. No, perché non abbiamo amici musulmani. Non abbiamo amici musulmani. ottima. Conosciamo musulmani? No, effettivamente no. Non ci sono. Conosciamo però ex testimoni di Geova, che eccoci comunque qua, chi sì. L'avrebbe mai detto. Però guarda, ti dico vai. Una cosa. No, è che tipo per me la tua storia era. Ci ha raccontato la prima volta che è venuto ospite in teoria di essere stato nei testimoni di Geova in maniera innocente, perché ero un bambino, sono cresciuto era un bambino e era nei testimoni di Geova e poi è uscito con la famiglia. Esatto. E per me era una storia assurda perché io non conoscevo testimoni di Geova, non avevo nessun rapporto di testimoni di Geova, però ne parlavo con la mia ragazza che è veneta e lei dice guarda che in realtà per esempio dove stavo io, cioè è una cosa che capita ogni tanto, cioè lui è testimoni di Geova, cioè lei c'era dei compagni di classe testimoni di Geova che sì. Per me all'Aquila testimoni di Geova proprio non era, come dire, quello è un marziano, cioè non esisteva, non c'era. Beh, forse perché ci sono zone in Italia in cui sono più diffusi di altre, è plausibile, non ne ho idea. Sì, no, cioè sicuramente, cioè ci stanno proprio le cose che all'Aquila non c'è, ma pure non c'erano anche compagni di scuola ebrei, cioè non c'era niente, manco gli ebrei, mamma. No, però ci stanno tutta una serie di cose che, cioè all'Aquila quando io sono cresciuto alle elementari c'erano solo bambini cattolici, cioè la cosa più strana ero io che non ero battezzato, ma non, che comunque venivo da una famiglia cattolica, non c'era niente che si discostasse da questa cosa, quindi per me era assurdo, invece magari in altri posti era normale, cioè io da me ero l'unico, comunque eri l'unico assolutamente. Okay. Eri l'unico e venivi un po' ti dicevano No, venivo preso in giro di brutto, cioè l'infanzia elementare non è stata facilissima, però in realtà non c'è nulla di divertente, cioè non c'è lo swap divertente, quindi è stato molto triste. Non volevo, sì, non volevo originare il coltello. No, non è stato molto triste. Però ti prendo però in giro, certo. Sì, certo, in un'età per il culo, in cui si poi per me era difficilissimo andare a fare quella cosa che fanno i testimoni di Geova, di andare a bussare alle porte. Ma già da bambino viene... Cioè sì, da quando avevo 3 anni. Madonna. Subito e per me era molto difficile andare in paese a fare questa cosa, perché tra l'altro io ero in un paese, sì. Io avevo il terrore di incontrare un paese dove i miei comunque compagni conoscevi di... già tutti, cioè già tutti sanno quanti, chi sono tutti, certo, e quindi vivevo con questa paura di incontrare i miei compagni di scuola, era abbastanza pesante, immagino. Però, infatti eccoci qua una iena mica. Esatto. Però questo ti dà delle skill, cioè se a 3 anni devi andare a suonare alla porta del paese a dire vuoi cambiare religione, sì, in un ti paese dà la skill di avere lo psichiatra o lo psicologo, questa è la skill che ti dà. Poi hai meno paura del palco, io stavo per dire. Invece non no, c'hai cioè più traumi. No, ancora. Esatto. Ah, ho paura. Però farebbe ridere, scusa se continuo, ma farebbe ridere avanti. Se ogni volta prima di salire sul palco mentalmente devi tipo suonare un campanello. Tra un minuto di scena, ok. e sali, perché solo così sei mentalmente
in The Zone. Beh, sicuramente impari a gestire il rifiuto, perché ne becchi a pacchi. Infiniti rifiuti, certo. Madonna. E quindi ma maltrattati, giustamente, fra l'altro, perché vai a rompere il cazzo alla gente, quindi è normale che quella ti insulti. Però effettivamente beccarsi tutti sti insulti per un bambino, maybe. È tanto, sì, è tantissimo. Che poi non lo fanno più sta cosa di suonare, mi sa. Forse lo fanno sul web, cioè tu dici guarda, mandami una mail. Non ho idea, non ne ho la più pallida idea. Lo fanno ancora. A me invece sai che mi ha spaventato? Ma noi stiamo, a me quelli della CEA, cioè sì. Adesso, perché mi hanno suonato, tesserino, cioè la CEA, e lei non è passato alla fascia oraria, io l'ho fatta entrare perché io c'è il tesserino, no, l'ho la fascia entrare. Oraria, la mia ragazza l'ha aggredita, la sarei magnata perché io pensavo vabbè questi mo è la CEA, ma no, tu devi dire no a tutto, Ste, questa no, ma tu invece devi rispondere al campanello, non si risponde mai, ma infatti, certo che no, ma perché? Infatti ingenuo, vivo da solo, non so come funziona questa, quindi se uno mi suona io apro, tu apri e dici aspetta, vado a chiamare i miei genitori e poi dici oh no, ma sono io l'adulto, sono io. Allora, prego entri, quando è successo? Ah! Capito, questo arriva così come se fossi un anziano sprovveduto, voleva farmi cambiare tariffa la fascia oraria senza che io mi accorgessi di niente, peggio della religione, però sei comunque stato difeso dalla tua ragazza, sì sì, ma ha difeso lei che mi ha detto no, gli ha detto no, allora dovete andare a Ostiense, ha detto, a fare questi modi, devo andare a Ostiense a farmi cambiare la fascia oraria che non voglio, e ora vai tu, però mi la tua ragazza ormai dice dove sei, sto andando a Ostiense, ti ho detto di no ma ci hanno detto della fascia oraria, Stefano, ho dato la parola ormai, ho dato la parola a quella signora, a questa sconosciuta esatto, capito? No, però se ci cioè è veramente estrema la cosa che ok le fasce orarie, ok venderti un'enciclopedia, però entrare in una bussare e pensare che tu te ne vai cambiando la fede di una persona è incredibile, cioè devi fare un lavoro. Eppure succedeva, infatti quello è che tu entri, esci e quello ha cambiato fede. Beh, ovviamente è un processo. No, sì, immagino che non è che esce e lui allora vengo con te, andiamoli a convertire. Tipo un elefante si dondolava. Geova, vamos. Mi hai convinto, dove al vicino? Oh, so io, no? Senti che te devi. E poi tipo pifferaio di Hamlin ti porti dietro tutto il paese, tutti convertiti, perché uno se lo immagina così, io vi porto la verità, tutti convertiti andiamo verso la salvezza, invece probabilmente che quelli fanno se ne vada, esatto. Tipo la bestia nella Bella e la Bestia, no, dico mio padre se ne vada non sei pronto per LOL, Leazzaro, se ridi a questo LOL, forse tu LOL 5 per allora sarai. Per allora sarei pronto. No, mio padre ne ha tirati dentro tipo 15-16 persone nel corso di 27 anni. Beh, un botto di gente. Ma no, vabbè, resta per me incredibile. Però cioè, comunque c'è cioè una tipo neanche una all'anno. Cioè comunque vabbè, ma è una critica a mio padre, al buon lavoro di mio padre. No, però, no, ripeto, prova a convertire uno. No, cioè, no, certo. Vai a casa di uno e fagli cambiare però religione. Però appunto, se pure sei bravo, comunque in un anno metti uno. Diciamo, comunque uno non ho fatto. Ti pare poco? Uno in più. Cioè, nel senso... Dici? Adesso non ci sono però, più continenti da scoprire, dove capito. Arrivi col fucile e fai... Siete tutti cristiani? Oh, va bene, che capito, era facilissimo, 30 milioni di persone. Mi raccomando, Cristo, sì sì. Che più o meno cioè, è successo così. Sì. Uno per uno è più complicato. Sì. Certo, perché se l'è già presi tutti Cristo, per fortuna. Che è sempre lo stesso. Sempre Cristo, sì. Sempre sì, Cristo, sì, sempre Cristo. È una, sono declinazioni diverse del Figlio di Dio. Che salutiamo, ospiti di Tintoria. Non ricordo se a maggio o a giugno, adesso non mi ricordo, perché forse a maggio viene Pucci e quindi ho spostato Cristo a giugno. Che comunque è umile Cristo. Arriva cioè, Gesù e dice sì. No guarda c'ho qualcun altro, cioè, c'ho Pucci deve... No però appunto Gesù dice ah, c'è, vabbè. No cioè Pucci fa ridere comunque. Sì. No, Pucci c'ha un bellissimo monologo dove fa il pugliese Pauci fa ridere davvero. Ma se fa Pauci sì. Se sei milanese e calvo puoi prendere in giro i pugliesi e tutti ridono. Ho scoperto questo sui video consigliati di Facebook. E allora io andrei a prendere alcune domande fatte dal pubblico mentre scopro che web. Ho fatto gol al Fantacalcio Wedding Geco, perché c'è sempre questo momento
quando prendo il telefono che mi arrivano tutte notifiche che io vedo. Allora, intanto Stefano, se tu vuoi parlare con Eleazaro, sentiti libero in quanto co-conduttore. No, è il tuo momento. No, no, aspetta. Grazie, Stefano. Non c'ho voglia. Già ci ho parlato prima. Ma io sono a mio agio anche con i silenzi. Sì, sì. Questa domanda mi fa un po' ridere. Hai il pene più grosso, Eleazaro o Teo Mammucari? Beh, Teo Mammucari comunque è persona gentilissima. E io pensavo di no. Vero? Cioè, io non so leggere le persone storicamente. Però è vero, lui dà l'impressione di non essere gentilissimo. Però è l'impressione di essere un po' antipatico. Invece è stato gentilissimo con me. Fra l'altro ha registrato il suo pezzo. Poi è andato in camerino. Lui in camerino vede le registrazioni perché c'è una televisione. Sì. Anch'io ho una televisione in camerino. Però non è attaccata alla corrente, non c'è il cavo. È uno schermo, è come quello là, esatto. Un monitor. E quindi è tornato in studio, ha visto il mio pezzo, è tornato in studio e mi ha detto, senti, non farlo così. Ha detto, prima di tutto ha detto, io e te facciamo lo stesso mestiere. Grazie Teo. Grazie. E poi ha detto, secondo me non la devi fare così, cioè cambiando camera, perché li perdi. Ti scegli una camera, la fai tutta su quella camera lì, cioè guardando un'unica. Che è pure un buon consiglio. Che è un buon consiglio. Mi avevano appena detto, cambia quando vedi la luce rossa. E dopo lo showrunner ha detto, sì, fai come ha detto Teo. E infatti l'abbiamo fatta così. Però lui se poteva sbattere ampiamente i coglioni di questa cosa. Certo, cioè, è tornato, ha detto sta cosa, è stato molto, molto gentile. E quindi io sono suo amico per sempre adesso. Per la vita. Chiaramente che te lo dica a fare Mammucari, prossimo co-conduttore di Tintoria, perché sono in cerca. Non dico altro, non dico fatto, altro. Fai bene. E allora, non capivo come mai 30 persone mi hanno fatto questa domanda. Quella del pene? Sì, grazie. Perché io ho scritto solo domande sul pene sul mio profilo, quindi... Allora io te la chiedo, ma perché non, il popolo dobbiamo... vuole sapere se il tuo pene pende verso destra o verso sinistra. No, non pende da nessuna parte. Non pende, giusto? No, no, non pende. Infatti, forse non è curvato leggermente, leggermente all'ingiù. All'ingiù, un po'. Sì. Okay. Cioè, sì, è curvato all'ingiù. Che vuol dire all'ingiù? Già, cioè, già è verso cioè, l'ingiù. Allora, il pene può essere curvato all'insù, oppure può essere dritto. Ma parliamo credo, del pene. Aspetta, stiamo parlando del pene eretto. Ma certo, okay, 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 il pene non eretto generalmente è curvato verso il basso. Sì, no, va verso giù perché la forza di gravità lo impone, esatto. Però. E il mio è curvato verso l'ingiù. Vedi che faccio questo. Fa così e queste sono proprio le dimensioni. Vedi questa... Vado in giù, poi prosegue e alla fine è saluta. Saluta, si toglie il cappello e buonasera. È molto rispettoso. Ok, quindi... Ah vabbè, ok, ci sta. Ci sta, ci sta. Serve a... Tipo un periscopio, diciamo. Puoi guardare cosa succede. Stefano, il tuo pene, che non lo so. Normalissimo. Tutti questi anni non ti ho ancora mai visto il pene. Anche tu insieme normale, non ti ho mai visto il pene. Non c'è nessun tipo di curvatura. È proprio un silos, diciamo. Come dire. Così. Ma quanto fa ridere il pene? Cioè, fa molto ridere. Soprattutto ridere. Se pende un po' verso sinistra. Ah sì? Sì. Fa particolarmente ridere se pende verso sinistra. Il mio pende un po' verso sinistra. Cioè fa una curva verso sinistra. Non proprio una curva, però dire? Diciamo che se proprio quando è fa... Capito? Lo rifaccio anche a favore di camera. Cioè fa così e poi... Poco poco, però un po' tende, sì. E io credo sia merito, perché non voglio dire colpa... della masturbazione. Dici? Nell'età dello sviluppo, sì, perché questo lo penso veramente, basi scientifiche poche, però come mi masturbavo io? Col pene attraverso la chiusura lampo, sì. come usava, perché c'è comunque sia di nascosto, era una cosa frettolosa, non è che sai, tenuta aperta, cioè larga per non stringere tutto, col pollice sinistro, che quindi teneva la chiusura lampo allargata, e facendo così, cioè, capito? Se tu la base la tendi così, quello tendeva a seguire la curva. Vabbè, non so, non no, lo sto è spiegando. Incomprensibile, sembra, non sembra è, anche non scomodo. Cioè, modo... Vabbè, ognuno si masturba, cioè, ognuno ha imparato a ma modo tu suo. Ti masturbi ancora così? No, okay. No vabbè, adesso normale, ho una okay. casa mia dove mi masturbo come voglio, quando voglio. Vabbè, sì, diciamo quando voglio. No, convivo, quindi non è che è proprio in qualsiasi momento è il mio momento, sì, no, cioè un po' bisogna rispettare gli spazi degli altri, cioè chi sta
cucinando e dico, eh no, Daniele ha bisogno dei suoi 4 minuti. Però prima che una cosa è nascosto, cioè, capito, se tu c'hai la zip aperta e fai così, sì, e con la mano destra tendi un po' nel grip okay, capito? E quindi se lo fai per 13.000 volte nell'età dello sviluppo, quello tende un po' ad assumere quella forma e quindi un po' sta un po', capito? Pericolosissimo. Allora, può essere... Sì, no, esatto, casi di emergenza, che troppi ce ne sono stati, perché comunque crescendo, possono confermare il 100% delle persone si sono masturbate nella loro vita, se cresci in una casa con dei genitori, casi di emergenza 1 miliardo. Però no, la cosa che può succedere, molto pericolosa, è che se la chiusura lampo, cioè i gancetti della chiusura lampo potrebbero agganciarsi alla base del pene e causare una lieve ferita. Che comunque non è bella per nessuno. Levarsi i pantaloni, però se te ti levi i pantaloni e ci stanno i tuoi di là che poi entrano in camera e dicono è pronto e te stai senza i pantaloni col cazzo in mano, è difficile dire sto a studiare. Eh? Sto a fa' Adamo. E poi però i miei giustamente dicono ah, è arrivato il momento di uccidere nostro figlio. Un nudo col cazzo, sto a fa' Adamo, ma c'hai 13 anni, lei prende un piccone, sei posseduto. Però vabbè, comunque vagamente a sinistra, ma non è che ci vedete immaginare, capito, un tornante, è una cosa tranquilla, gestita bene, abbastanza bene. E per lo stesso motivo, bisogna mai anche il, però questo non penso sia collegato, il testicolo sinistro, sempre lui, che è un po' più... Anche il mio. Vedi? Aspetta, non ricordo se... Ah no, io ho il destro, che posso farlo rientrare completamente dentro il mio corpo. Questo è interessante, perché anche a me lo fa ogni tanto, ma non lo... cioè, controllo la riuscita, ma non... cioè, tu in questo momento, se ti concentri... No, poi... no, lo devo fare con la mano, fare così... Pop. Ma posso fare... E poi devo spingere gli addominali... tipo i gatti, diciamo, le cose... Ma solo durante l'erezione? No, non durante l'erezione. Praticamente le mie palle scompaiono durante l'erezione. Questa è una qualità, perché sei nato per il sesso, quindi... cioè, sei capito? Rientra. Esatto. Come Wolverine, no? Che può... Però con i testi si sente snicked e escono fuori... È il momento di scopare. E fai rientrare la sacca scrotale. Oh, solo cazzo per te, baby. Niente distrazioni. Questo, un applauso al corpo. Questo, adesso scopriamo il primo degli X-Men. Potevi leggere la mente, potevi controllare il magnetismo terrestre e invece il primo mutante sei... che comunque poi il giorno che vanno a sterminare i mutanti ti vengono a dire ah, tu sei tu il primo, ma io che ho fatto? Lo sai benissimo, l'hai usato solo a fin di bene, però aspetta, una sorpresa per te, amore. Oh, così ti posso vedere il culo. Posso vedere il culo da sotto mentre... Ok, scusate. Questa cosa mi fa molto ridere. Mi fa molto ridere. Allora, prima ti ricordi, Stefano, che avevamo detto una domanda? No. Mamma mia, sei il co-conduttore dei miei sogni. Oh, va bene, questa ci sta. Parliamo di cibo. Piadina sottile o spessa? Devo fare una premessa, le piadine sono diverse, cioè allora, non sono tutte uguali. Allora c'è questa grande diatriba, sì, perché a Rimini fanno la piadina, la chiamano piadina ed è sottilissima. Sì. E a Forlì fanno la piadina, la chiamano piadina, però è grossa un dito. Ok. E quindi è, e tu sei tipo quindi piadina grossa. Io sono cresciuto con la piadina grossa, quindi per me non c'è proprio la scelta. E in realtà non c'è la scelta, perché a Forlì nessuno fa la piadina sottile, okay, e a Rimini nessuno fa la piadina grossa, perché lo ammazzerebbero. Sì, e quindi, per la solita pacatezza italiana, esatto, sulle differenze gastronomiche di posti separati da 30 km. Esatto, quindi piadina grossa per me. Piadina grossa, ci sta, che è uno dei nomi del cazzo di Eleatro. La piadina grossa, aspetta che la chiudo, amore. Tac, tac, tac. Che avevi detto, mozzarella sì? La rucchetta? No? Te la tolgo.
Dai Ste, avevamo pensato una domanda. Ma quando? Prima, mentre eravamo in motorino, abbiamo detto, e poi gli chiediamo. Eravate in motorino. Eravamo in motorino. Ti fa ridere questa sì, cosa? Sì, fa molto ridere. Noi ragazzi romani guidiamo il motorino. Noi ragazzi romani. Noi giovani romani. Guidiamo il motorino. Ricordo. Non ti ricordi? Le Dominos, abbiamo detto. Però ce n'era un'altra. Questa è Tintoria, il podcast giovane comico. Della preparazione. Giovane comico. Dai, ce n'era una. Vabbè, adesso cercherò. Ah, vabbè, questo mi interessa a me. Chiedili se ha la percezione di essere di gran lunga il forlivese più illustre di questo momento. E quindi mi collego io a dire, chi sono i forlivesi? No, non ne ho idea. Cioè, non ne ho proprio idea. Chi è un grosso forlivese? Beh, tanto per cominciare, voi nella puntata Concordia avete parlato del mago? Mago? Silvan. Che è stato un mio cliente quando avevo l'agenzia di viaggio per alcuni anni. Sì. E lui è di Forlì. Ah, è allora mago lui. Silvan è di Forlì. Abita nell'Interland forlivese. Allora lui. 10 km allora lui. Allora chi più grande di un mago? Lui per almeno altri 2 anni, secondo me. Poi perché tu diventi... Poi diventerà come i Jedi, diventerà puro spirito. Silvan il Bianco. Esatto. Sono tornato esatto. Dall'ombra. Sì, sì, arriverà un piano astrale superiore. Però sì, non direi che ci sono tanti personaggi famosi che vengono di Forlì. La piccola Forlì. Ma perché la Romagna è bello viversela, non è bello. Già. Ti piace questa frase? La conosco molto. Poco la Romagna, però è bella. Le volte che ci sono stato mi è molto piaciuta. Allora, c'è un'altra domanda che non ti ho fatto quando sei venuto, e questa sono sicuro di non avertela fatta. Se l'ho fatta, fingi che io non l'abbia fatta. Ok. Abbiamo iniziato una rubrica a Tintoria che si chiama Cacare in discoteca. Dove raccogliamo storie, aneddoti, esperienze che hanno fatto crescere le persone. Perché? Perché quando si caca in discoteca non è mai una scelta libera. Non pensi mai, mo vado in discoteca perché devo cagare. A cagare, certo. Se l'hai fatto, sei sempre stato costretto dagli eventi. E quindi ogni volta che qualcuno ha cagato in discoteca c'è una storia dietro. Ecco, io vorrei raccogliere queste storie per normalizzare cacare, che è una cosa di cui abbiamo bisogno. Ma quindi solo felici. Episodi in cui hai cagato in discoteca? Allora, però discoteca come posto esteso, cioè posto dell'anima. Io dico in discoteca perché è l'esempio peggiore, però cioè pure allora, se tu questa cosa me la dicevi una settimana fa, io pensavo una volta che avevo cagato da qualche ma parte. Ma Tintoria è anche il podcast che ti coglie di sorpresa. Esatto. No, non mi viene in mente nulla, cioè, ho nulla di raccontare. Cioè, capito, tipo a metà di uno spettacolo hai detto scusate un attimo, oppure no. Durante un appuntamento con una ragazza hai detto... Vabbè, io cago dappertutto comunque, bravo. Cioè, non ho questo problemi. No, questo però è importante, questo è il messaggio che poi deve uscire da questa rubrica, cioè siate liberi. Sì. Cioè, se avete bisogno di andare in bagno, andate in bagno. Ma lo fai serenamente o lo fai con quella angoscia che c'è? No, io cago dappertutto con grande piacere. Proprio non no, ma nel senso tu dici, io mi assento un secondo, tranquillissimo. No, io dico, vado a cagare, cioè, non ho problemi in questo senso. Okay. Ehi. Ah, però attenzione. Beh, io non me la vivo mai così bene, perché vorrei avere la serenità. Allora, quando se sei con una ragazza, sì. È un date, sì. Si torna a casa, tu sono 2 ore che pensi solo devo cacare. Però si torna a casa, presumibilmente si potrebbe fare l'amore. Sì. Allora, tu che dici? Dammi un secondo e poi ti prendi 20 minuti? No, io faccio prima l'amore. Fai prima l'amore? Sì. A chiappe strette, che così dai tutto su. Le palle ce l'hai in gola a quel punto. Esatto. No, mi trattengo. No, in questa specifica situazione qui aspetterei. Ok. Beh, dipende se puoi farlo, se non puoi farlo. Madonna, ma come cazzo cagate male? Cioè, voi veramente avete questi bisogni estremi di cagata addosso? No, però tu vedila così, sei in giro da tutto il giorno, hai pranzato fuori, non sei andato in bar. Ma ti ho detto io cago dappertutto, quindi non sono in giro tu da tutto il giorno e non ho cagato, da qualche parte ho cagato. Sei andato in un bar, perché i bar romagnoli permettono. Beh, nel senso, stendi molta carta igienica, copri bene. Bravissimo, certo. È quello che dicevo a Pietro Sparacino qualche puntata fa, cioè fai lo scudo e vai. Ci sono liberi. Persone che non lo fanno, ma sono raccapriccianti esseri umani, sì. Però io sì.
Sì, sì, sono d'accordo. Però perché tu, capito, poi hai bevuto con questa ragazza, poi hai cenato e avete continuato a bere, sei ubriaco, cioè hai preso freddo, torni in motorino perché a Roma facciamo anche questo, ok. Daniele, non so che idea hai tu della mia vita, dammi, ma è molto diversa. Dammi un secondo. Non credo di aver mai vissuto un appuntamento. Dammi un secondo, lei vive in un monolocale, il bagno accanto là e tu fai, okay. Dammi un secondo. Eccomi, pronto per fare l'amore. Anche lì bisogna cagare. Questo è il messaggio di cagare in discoteca. Fatelo. Però io sono contrariato dal fatto che questo paese non pensa con cura a quel momento. Cioè in un bar, cioè tipo in un bar come questo dovrebbe esserci proprio, cioè dovrebbe essere tutto acchittato per rendere un'esperienza piacevole. Invece è sempre un po'. Ci dovrebbe essere un vecchio Super Nintendo così mentre sei seduto. No, dovrebbe esserci, che ne so, un maggiordomo che ti mette, che ne so, che ti mette lui la carta. Ma sai che c'era il progetto di un mio amico che pensava che sarebbe stata una grande idea comprare un piccolo locale tipo in Piazza Duomo e usarlo per farci dei bagni super lussuosi. Mm-hmm. Per i turisti facoltosi, e secondo me non è una cattiva idea. Secondo me non è una cattiva idea. Nessuno pensa a quel momento. Poi tu devi arrangiarti. È il momento in cui diventi adulto, forse veramente. Sì. Devi scontrarti con la realtà e non c'è nessuno che può aiutarti. Anche perché, ovviamente, io cago dappertutto, però c'è la mia cagata ideale che è a casa mia nudo con la porta aperta da solo in casa. Sì. Certo, e con la stufetta che spara aria calda negli occhi e me li asciuga perché deve essere caldissimo. Ci sta. La cagata ideale. Nudo. Nudo, come un verme. Nudo lo rispetto. Cioè, mi devo sentire vulnerabile, sì. Per qualche ragione. Poi si crea anche un bel ambiente col caldo. Vabbè, ma quello, cioè, nel senso, sì. Ci sta. Tra l'altro adesso diamo un po' di tips. Qualora doveste effettivamente trovarvi nella situazione sopra descritta, in cui dovete andare in bagno e state a casa di una ragazza o di un ragazzo e dici, però poi come si fa? Con l'odore, giustamente, perché questo uno deve anche pensare agli altri, anche, cioè siamo liberi, ma siamo liberi di pensare agli altri, questa è una rubrica che ci rende persone migliori. Come si fa? Allora, tu fai, dopo il primo sforzo, subito tiri l'acqua, così sparisce tutto, e poi eventualmente ti prendi altri 5 minuti per finire, però l'importante è che la prima cosa vada via subito, così se ne va. Però non pensi che può essere problematico il fatto che l'altro sente lo sciacquone, pensa che hai finito, dice ah vabbè allora e adesso... quindi si comincia a spogliare, dice oh ci siamo. Però tu stai là e dici no ora devo sbrigarmi perché sennò c'è un conto alla rovescia a parte, capito? Allora, appena fai questa cosa. Sì, però è più importante andare di là, sereno, che stai bene, lucido, che non hai retropensieri di merda letteralmente, che fare tutto in fretta e poi pensare boh, cioè, c'ho ancora il culo bagnato dal bidet, capito? Cioè, prenditi il tuo tempo. Sì. Prenditi il tuo tempo. Io una volta mi sono anche lavato i piedi. Per rispetto della principessa che avevo. No, però perché era estate, eravamo vabbè, tra l'altro stavamo insieme. Eri tu, no? Ero io infatti, ero io. No, però eravamo stati in giro tutto il tempo. E vabbè, non entriamo perché sennò diventa volgare, poi capisci che. Però io ho questa cosa che l'estate sudo, mi sudano i piedi e i piedi quando sudano odorano, oserei dire puzzano. E se sei stato in giro tutto il giorno ed è estate. Ma tu tieni le sneakers d'estate? Sì, però poi c'ho anche la soluzione per questo. Adesso facciamo pubblicità a un prodotto che mi ha cambiato la vita, ma non ho lo paura. Lo spray della calzanetto? No. È la polvere di talco di dottor Ciccarelli. Timodore del dottor Ciccarelli. Adesso ne parliamo lungamente. Dottor Ciccarelli, prossimo ospite qui. Guarda, sarebbe il più grande privilegio della mia vita avere un genio come il dottor l'Enrico Fermi della puzza dei piedi. Ha rivoluzionato tutto. Però dopo tutto sono tornato a casa con questa ragazza e sapevo che stavamo per fare l'amore, ho detto vabbè, sono in bagno a fare pipì, a sto punto mi sono tolto le scarpe, tolto i calzini, mi sono lavato i piedi col sapone. Ti prendi 5 minuti in più e poi lei non sente puzza di cadavere quando ti togli le scarpe dopo. Mi sembra un gesto molto carino. Certo. Ha aspettato 5 minuti in più per non sentire puzza di carogna. Tra l'altro. Adesso arriviamo. La soluzione che poi mi si è presentata, che me l'ha suggerita il mio amico Giorgio, che salutiamo, è timodore del dottor Ciccarelli. Ma dove lo compri, in farmacia o Tigotà? Farmacia, forse anche Tigotà, però io vado direttamente in farmacia. Non è sponsor di Tintoria, ma vorrei tantissimo che lo fosse. Mi potrei anche tatuare dottor Ciccarelli
se il dottore volesse, che è una, un flacone di polvere bianca che sembra borotalco, molto simile al borotalco, probabilmente chimicamente molto vicina. Tu la metti nelle scarpe prima di iniziare la giornata e poi vivi la tua vita serenamente, e al termine della giornata quella è sparita magicamente, ha assorbito tutti gli odori. Nel peggiore dei casi, invece di puzzare, rilasci un lieve odore di timo. Scusate, ma mamma mia, puoi mettere col puzza? Sì, facciamolo. I piedi, invece di essere topi morti, sono dei cespugli di bosco. Ma stiamo scherzando? Mi ha cambiato la vita, perché a me sudano molto i piedi l'estate, invece così io non, capito, non ti puzzano mai i piedi, non, mai più senza. Poi l'inverno non serve, l'ho comprato anche in tour, ti ricordi? A un certo punto sì, non è andato. Sì, certo, sì, sì. Ho lavato i piedi, ho rimesso le scarpe e ho detto questo è il normale, cioè dopo averle lavate i miei piedi sono così dopo un giorno in giro per la città a luglio, certo, è normale, profumano così. Non ti avvicinare ai calzini perché potresti finire al pronto soccorso, ma per il resto è tutto normale. Sì, sì. Dimmi. Stavo pensando se ci ho avuto un blocco, sto pensando no, se qui non è storia, non è storia su, ecco, su questa cosa. Grazie Stefano, finalmente. Sul cagare? Sul cagare. Abbiamo parlato 20 minuti di questa cosa e mi chiedi ancora una storia sul cagare. L'ha chiesto lui. No, fammi fare le iene, le alzano. Dobbiamo trovare il figlio di parenti e far vedere il nostro video. E lui andiamo in giro per scuole. Esatto, guarda, sono io. Di a papà che faccio ridere. Sto benissimo in cravatta, te lo giuro. No, a un bambino, puoi vedere come sto in giacca e cravatta? Aiuto! Tra l'altro, forse quanti anni ha questo bambino? È un ventenne, un tuo coetaneo. Diciamo. Esatto. Un tuo coetaneo. No, non mi viene, cioè, porca miseria, mi dispiace che non mi viene in mente niente. Va bene, allora, visto che non ti viene, adesso sentiamo finalmente la testimonianza, il momento è arrivato, di questo ragazzo che non ho paura di chiamare Fulvio, spero che non mi avesse chiesto di restare anonimo, perché non è proprio un nome comune, che mi ha mandato vari racconti. Noi ne sentiremo uno. Spero si senta. Se non si sente, anche a sto giro la rimandiamo. Allora, ciao Daniele. Io ho in realtà due episodi da raccontarti. E il primo riguarda me, una festa. Forse mi vado ad alzare il microfono. E questa la chiamo professionalità, ma anche non professionalità, se vuoi. Stefano, tu senti liberissimo. Adesso dormo. Stai facendo Andreotti dalla... Sì, siamo... Vieni qua e Presidente, a sentire l'audio... speriamo che no, io sto arrivo. A ciò, tipo il 98% della RAM del mio cervello che sta pensando cagare quella volta dove hai fatto una cagata strana e non appare nulla. Pure una normale, cioè, basta che... ti racconto l'ultima cagata che ho. Dai, sì. No, allora mi dite sinceramente se si, perché il microfono è già al massimo, quindi ditemi sinceramente se si sente. Se non si sente, lo rimandiamo alla prossima puntata per la milionesima volta. Di laurea a Bologna, marzo 2018, del vino di merda. E cosa succede? Che questo mio amico si laurea, fa una festa in un posto che cioè, credo esistano solo a Bologna questi posti, c'è una villa nel centro occupata con del vino 3 euro a gallone. E accade che io bevo e mangio di merda, perché chiaramente sei un fuorisede a Bologna che organizza una festa di laurea, chiaramente metti roba di merda, e c'era io mi sento malissimo. Allora dico vabbè dai, hai fatto gli scout, vai in un giardino appartato, io completamente ubriaco, credo tra l'altro che ero appartato, e vado appunto dietro appunto delle frasche e mi abbasso il pantalone. Fine prima parte, attenzione. Aspetta, fai un recap. È una festa, ha mangiato e bevuto di merda, si sente male, fila al bagno, dice va, cerco un parco a Bologna
per cagare, visto che ho fatto gli scout. Comunque ne vale veramente la pena di fare tintoria se poi ti arrivano delle storie come queste. Ti giuro, porca miseria, non sai quante me ne arrivano, ne potrei anche leggere alcune, però questa era rimasta in sospeso per troppo. Seconda parte. Abbasso il pantalone per cagare. Ma cosa fa? È un'altra persona. All'improvviso, guilty pleasure del mio intestino. Vomito mentre caco. E quindi dall'esterno, spero che nessuno abbia, o forse spero, abbiano ripreso questa scena. Sono io che caco, diarrea liquida essenzialmente, e contemporaneamente vomito davanti. Però faccio un trick incredibile e riesco a non sporcarmi addosso, sia di merda che di vomito. Con tutto l'aplomb di questo mondo, prendo e alzo i pantaloni, chiaramente tutto sporco di merda nel culo, e prendo e mi rivesto, vado dai miei amici tutto ubriaco. Ragazzi, io non mi sento tanto bene, prendo e torno a casa, e il giorno dopo chiaramente avevo le mutande croccanti. Un applauso a Fulvio, per favore. È molto bello. Non mi sento bene, torno a casa. C'è un po' di malessere. Sì, sì, sì. Cioè, come... Vabbè. Hai capito, Fulvio, il dettaglio più bello, ho fatto gli scout, riuscirò... Che poi, capito, hai fatto gli scout, quindi sei abituato ad andare in montagna, eh? Riuscirò a cagare in centro a Bologna, che è la stessa cosa di stare in un parco naturale. Però questo è l'aneddoto. Molto bello che finalmente... Me ne ha mandati anche altri che sentiremo in altre puntate. Ora, ci sono domande dal pubblico? Tante volte? Beh, dopo questo è difficile, però. È tosta. Superare questo è tosta. Se non ci sono domande dal pubblico, c'è una domanda dal pubblico? Prego. Completamente, sì, perché allora il nome ripeto la domanda, sì, perché sennò perdonami. Non sentono. Il nome Eleazzaro, noi diciamo Eleazzaro. Giustamente. È legato ai testimoni di Geova? È completamente, perché è un nome biblico e mi è stato dato perché i miei genitori erano appunto testimoni di Geova, quindi si cresceva con quella mentalità. Quando sei testimone di Geova, la religione non è un dettaglio della tua vita, cioè proprio è completamente quella. Ecco, ok. Però io peggio, va bene? Okay. E quindi per separarmi ulteriormente mi diedero quel nome lì, che significa Dio ha aiutato, e il significato era riferito a quello che era successo ai miei genitori, cioè Dio li aveva aiutati a farli diventare testimoni di Geova. Grazie mamma, grazie papà. E fra l'altro io ho odiato il mio nome, questo forse l'ho detto, non lo so, ho detestato il mio nome fino a 32-33 anni, ma proprio lo detestavo, cioè veramente fatica, no, non ho mai pensato di cambiarlo. E poi non lo psicologo, lo psichiatra in realtà, da cui andavo una volta all'anno per farmi fare soltanto la prescrizione delle medicine, una volta mi fermo, lui era anche psicologo, una volta mi fermo a parlare e gli dico questa cosa del nome che detestavo, perché mi ricollega a Dio ha aiutato, ovviamente nella mia testa era collegato a Geova, okay? Che era un'esperienza negativa ovviamente, e lui mi dice questa cosa che è un po' un flash per me, ovviamente a voi non dirà un cazzo, per me è stato un momento abbastanza illuminante della mia vita. Ho detto: non devi pensare al Dio inteso come Geova, devi pensare al Dio come alla divinità, allo spirito, al totem, alla potenza sovrannaturale che ti aiuta in qualche modo, no? E in qualche modo ha cancellato completamente con sette parole, e questo è un po' il bello della psicologia, che crea questi nuovi meccanismi nella tua testa, ha cancellato una roba che io odiavo, avevo odiato per 32-33 anni, da un minuto all'altro, è stato incredibile. E questa è la risposta alla domanda. E che tra l'altro Eleazzaro... Come nome d'arte è una bomba totale. Sì. Cioè adesso che, in realtà sì, adesso perché sì, è super, perché riconoscibile, è super riconoscibile, sei solo te, io posso dire solo Eleazzaro e sei, esatto, tu, non c'è nessun altro che, esatto, sia così, è bello. E infatti è bello pensare che il senso di tutta questa cosa fosse questo. Forse fare stand up, e tra, esatto, l'altro tu abbini Eleazzaro al cognome Rossi, che rende tutto incredibile, il cognome più comune d'Italia è Eleazzaro. E solo per voi, l'avete visto qua, Eleazzaro Rossi. Un applauso! Bravo. Grazie Eleazzaro di essere tornato.
Ma grazie a voi, grazie mille Stefano, a voi. Grazie al Monk e grazie a voi che siete venuti. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.